cosa sono i Sabbat? Ebbene, i Sabbat sono all'interno del culto pagano, neopagano e della Wicca anche le 8 feste principali del loro culto. Sono appunto 8, si dividono in 4 sabbat minori che sono Yule, Mabo, Ostaran e Lita, e in 4 maggiori, appunto Samhain, Imbolc, Lammas e Beltane. E sono appunto feste solari che vanno però anche a celebrare, quindi sono momenti di festività che celebrano anche e soprattutto la fertilità, il raccolto, il potere e la venerazione. Per quanto riguarda il termine Sabbat è giunto fino a noi o Sabba, soprattutto in Italia, come storpiatura del termine volgare italiano Sabba, con il quale le streghe, ma anche e soprattutto gli inquisitori, durante il periodo della caccia alle streghe, stavano a indicare appunto le notti o comunque i giorni in cui queste persone si radunavano sia per celebrare appunto festività pagane, sia soprattutto con appunto i processi alle streghe, quelli che erano gli incontri con il diavolo. Rimane quindi da dirci principalmente che il Sabbat è una festa solare che viene però celebrata tranquillamente la notte. All'epoca si festeggiava appunto con grandi falò e grandi banchetti. Ovviamente ognuno in base al Sabbat stesso, che aveva ognuno una sua variante, ma celebravano principalmente la nascita e la morte del Dio Cornuto, il Dio Padre, ma anche e soprattutto il suo rapporto con la Grande Madre, la Dea Madre, chiamata per esempio anche Gaia o Gea, uno dei vari nomi. E quindi l'insieme, l'incontro di entrambi come simbolo di nascita, crescita, prosperità, fertilità, ma anche morte e rinascita stessa. Quindi al contempo una festa di celebrazione del raccolto, quindi di un anno stagio in base alle stagioni, ma anche quello che è il ciclo della vita, nascita appunto, crescita, morte e rinascita. E voi invece come festeggiate i vostri Sabbat?